Presidente, allora sarà un weekend all'insegna della pallavolo quello che ci attende, importanti finali tra Ariano, Telese Terme, ma poi grande spazio nel mezzo dedicato ai bambini che poi sono l'anima di questo sport. Sì, allora iniziamo oggi alle 18 al palazzetto di Ariano Irpino con la Supercoppa maschile di prima divisione territoriale, dove Ariano e Cusano si contenderanno il titolo. Domani mattina a partire dalle 9 riempiremo il corso di campi di S3 per i bambini provenienti da tutta la regione e contemporaneamente su due di questi campi ci sarà una finale regionale sempre bambini S3 secondo livello, quindi bambini fino a 12 anni per il titolo regionale, e contemporaneamente nella palestra comunale Under 13 femminile Young League sempre per quanto riguarda il titolo regionale, e per finire domani pomeriggio a Telese Terme Supercoppa femminile di prima divisione dove la Primavera di Avella e il pallavolo talese si contenderanno il titolo. Allora, la pallavolo irpina ha raccolto grandi successi in questo ultimo anno e non solo, insomma, storicamente è radicato questo sport, ma c'è un aumento dell'interesse rispetto alla pallavolo negli ultimi anni, anche grazie ovviamente all'impegno della vostra federazione? Allora sì, i numeri sono sempre in crescita, ormai dall'epoca pandemica a venire avanti siamo cresciuti tantissimo, sia per quanto riguarda il numero di praticanti, ma anche diciamo come presenza alle varie partite, dei vari tornei territoriali, regionali e nazionali. Ahimè siamo sempre un po' carenti di strutture e questo limita la possibilità di raggiungere determinati luoghi, però come dicevo l'altra volta stiamo mettendo bandierine in tutti i paesi in cui ci viene chiesto di dare una mano per supportare questo tipo di attività.